Beh, io sono vecchio abbastanza per poter essere cinico rispetto a quello che viene dichiarato durante la campagna elettorale, perché queste dichiarazioni, per definizione, cercano sempre di evitare quelli che sono i provvedimenti più antipatici. E quindi la mia speranza è che in qualche modo passeremo rapidamente attraverso questa campagna elettorale e giungeremo in un momento in cui effettivamente le scelte difficili dovranno essere adottate. E come è stato detto prima, non è più una questione partisan, né è una questione americana, è una questione globale, perché riguarda il benessere di ogni singolo cittadino del nostro pianeta. È importante quindi che professor Cheng Li, si mettano insieme. In Cina non cambierà soltanto una persona, come negli Stati Uniti l'inquilino della Casa Bianca, il presidente, cambieranno, lei lo ha detto nella sua relazione, circa il 70% dei più alti e importanti dirigenti, dall'apparato militare a quello politico e burocratico, nell'arco dei prossimi 12 mesi. Quindi un cambio di leadership estremamente profondo come il paese non ha senz'altro mai attraversato in passato. Che impatto potrà avere sull'economia e quanto anche scandali come quello di Bo Xilai stanno rappresentando come sfida verso la leadership cinese? Professor Cheng Li, you mentioned that not just the leader of the party will change in a few months, but also 70% of the high bureaucrats and all the big names in the Chinese hierarchy. What's the Bo Xilai scandal challenge is for the Chinese leadership now and what the impact might be also for the economy? Bo Xilai chiaramente è diventato famoso come politico, come leader del populismo e come l'uomo del popolo. Dichiarava di essere una persona molto dura e di essere contro la corruzione, però ci sono stati degli scandali recenti che in realtà ce lo fanno credere come il capo della mafia. Quindi vedete che in realtà il problema non riguarda Bo Xilai, ma piuttosto riguarda la legittimità del Partito Comunista, perché la maggior parte dei cinesi ritengono che la corruzione sia un fenomeno ampiamente diffuso e Bo Xilai è solo, se vogliamo, la ciliegina sulla torta o la punta dell'iceberg, ma in realtà adesso la gente sta comprendendo che questo è un problema che è stato già individuato all'epoca di Tiananmen, però questa viene considerata come la crisi più grave che si sia mai avuta nella storia del Partito Comunista, perché effettivamente la gente adesso non sa. This is more dangerous than Tiananmen Square. Sì, certo, in una certa misura questo scandalo è più pericoloso, se vogliamo, di Tiananmen, di Piazza Tiananmen. Perché la gente in Cina, non solo gli intellettuali, ma anche i leader adesso parlano di rivoluzione e di come impedire la rivoluzione, quindi è davvero un problema scottante. Credo che ci sia ancora speranza per risolvere la questione. So che negli Stati Uniti la questione è diversa, ma in Cina il Partito Comunista è un monolite che non è trasparente, ma in realtà è caratterizzato da continui cambiamenti, da continui passaggi di uomini politici da una parte e dall'altra. Se chiedete ad un tassista in Cina ma chi è a capo di questo gruppo, di quell'altro, non ve lo sa dire. Ecco, questo per dire che dobbiamo adesso attenderci un periodo di transizione verso delle nuove regole diverse dal passato e caratterizzato quindi da una sorta di manipolazione. Dobbiamo cercare una nuova legittimità. Ecco, a causa della crescita economica cinese nel passato si diceva no, stiamo bene, anche il nostro partito va bene, ma in realtà anche noi abbiamo un rallentamento economico ed ecco che le persone cominciano a farsi delle domande, in particolare i rappresentanti delle classi medie che sono contro la corruzione, che sono davvero contrari rispetto al monopolio e che vorrebbero quindi cambiare rotta. Quindi questa è una strada percorribile. Ferguson, pensa che la Cina gestirà in maniera ordinata questa transizione, questo cambio di potere, o il rischio di instabilità potrebbe essere una delle minacce anche nel prossimo anno? What do you make of what we heard? Do you think that the stability in China might sooner or later become a problem also for the global economy? Beh, questa domanda è stata presentata in diversi modi. Ad esempio, la Clinton lo scorso anno, con poca saggezza, ha suggerito che forse la primavera
araba poteva giungere in Cina, e questo chiaramente ha suscitato la reazione di quel paese. Ecco, direi che in realtà il problema principale per la Cina è di capire se la transizione può portare ad uno stato di diritto e di portare quindi un partito al di sotto della legge, mentre adesso è al di sopra della legge. Effettivamente quello che è scoppiato adesso, questo caso di corruzione, viene considerato giustamente solo come la punta dell'iceberg. Adesso tutto deve essere cambiato. Qui stiamo parlando di interessi enormi legati alla corruzione e molte persone quindi dovranno sacrificare la loro posizione. Ma questo può essere una situazione rivoluzionaria, ma non è una rivoluzione nel senso della piazza Tiananmen e neppure nella rivoluzione come quella del 49. Questa è una rivoluzione borghese, se vogliamo, guidata quindi da persone della classe media, da avvocati che si oppongono a un regime corrotto che non è più compatibile con una moderna economia. Abbiamo evidenziato alcuni dei rischi per l'economia globale, instabilità, ma anche il problema della leadership e di come cambierà negli Stati Uniti e in Cina nei prossimi mesi. Nel frattempo però i mercati, quello americano in particolare, continuano a trattare i livelli più alti degli ultimi anni. Wall Street, il Dow e il Nasdaq hanno toccato questi livelli negli ultimi giorni. Come vede Jacob Frankel, che è anche un uomo di mercato, un uomo di business, questa situazione? Jacob, we mentioned challenges for the global economy and problems in Europe and challenges all around the world, but at the same time we have the market pretty in a healthy status, especially on Wall Street. What do you make of that? What do you think that the markets are perceiving and pricing now? When you say healthy stages, you mean markets are rising. Beh, con condizioni di salute buone, questo vuol dire che i mercati si stanno risollevando, certo. D'accordo, questo è vero, però più seriamente va detto che noi siamo ancora in un periodo di transizione. Siamo quindi in un periodo dopo la crisi e quindi i regolatori, i legislatori di tutto il mondo hanno adesso redatto nuove regole, nuovi regolamenti, a volte di portata generale e non molto dettagliate. Questo ha contribuito a molta incertezza e quindi il settore finanziario dovrebbe operare in base a queste regole, ma va detto che spesso il diavolo si ricerca proprio nei dettagli che in questo caso mancano, quindi molte cose vanno migliorate, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza o la gestione dei rischi. Però quando qualcuno impone delle nuove regole è necessario in qualche modo capire perché le vecchie regole non sono state applicate fino in fondo, e credo che la risposta può essere interessante. Inoltre è importante garantire, diciamo, l'apertura dei mercati e pari condizioni a tutti, e questo va mantenuto, perché se abbiamo un insieme di regole in un ambito e poi abbiamo un regolamento diverso, poco lontano, ecco che sì, chiaramente si ricorre a degli arbitraggi che hanno diverse distorsioni. Quindi un'economia non può finanziare bene senza un mercato di capitali finanziario. Chiaramente le banche hanno enormi quantità di capitale, devono avere più liquidità, meno leverage, d'accordo, questo lo sappiamo, ma va detto altresì che ci sono anche coloro che in qualche modo vogliono buttare via il bambino con l'acqua sporca. La crisi è iniziata da 5 anni, ma come vedete questo tema, la regolazione del mondo della finanza e del suo sistema, è ancora aperto. Grazie a Jacob Frankel per queste specifiche, grazie anche al professor Ferguson e al professor Cheng Li per essere stati con noi e voi per averci seguito.